Dürrematt sia capace di manovrare un intreccio che sostanzialmente è lo stesso, ma è più una trama essenziale in un radiodramma, è un vero e proprio intreccio più sviluppato nel racconto, anche se non è un romanzo, non dimentichiamolo, quindi ha l'essenzialità di una prosa breve, ha la capacità di cambiare, non vi dico come, ma il finale per esempio è diverso. E il radiodramma conserva questa secchezza antiretorica, potremmo dire, e ancora al di qua di effetti un po' rivelatori, un po', come dire, religiosamente apocalittici, che Dürrematt ha sviluppato molto nella sua produzione, per esempio nei romanzi Il giudice e il suo boia e Giustizia, o La stessa promessa che dicevamo. Per cui, se si legge il radiodramma, lo si ascolta e lo si guarda, si legge il racconto e si vede il film di Scola, anche se nel film di Scola ovviamente non ci sia alcuna responsabilità diretta dello scrittore di Dürrematt, noi abbiamo un modo diverso di trattare una stessa vicenda. Con questo gusto tipicamente dürremattiano, che si iscrive in un percorso molto felice del teatro di lingua svizzero, di lingua tedesca, dove eccelle anche un Max Frisch, no? Di utilizzare strumenti ed elementi come il grottesco e l'assurdo, che hanno in Germania poi, o meglio diciamo, nei paesi di lingua tedesca, una loro tradizione forte, a partire da Frank Wedekind, a procedere con l'espressionismo, che è materia tipicamente di lingua e cultura tedesca, e anche a svilupparsi con un Brecht, per esempio. Ecco, sono elementi che concorrono a formare questa specie di eterogeneità estremamente feconda, clownesca, grottesca, che già si vedeva in quel matrimonio del signor Mississippi da cui prendevo le mosse, e che fanno di questo teatro, elementi che fanno di questo teatro qualcosa di estremamente vivo e inquietante, cioè tu ti accorgi che il tempo non passa, perché l'essenzialità della scrittura è di quelle capaci di rivelare tutto un mondo, dove non importa più se siamo negli anni 50, 60, 70, perché la pagina di Dürrematt e dunque anche la sua performabilità variamente scenica, potremmo dire, hominem sapit, sa dell'uomo, del dramma continuo dell'uomo a contatto, mai risolto del tutto, con la propria esistenza. Ah, quel Wingles, gliela farò vedere io, e c'è scritto in fronte, Giocondo, il 5% vuol fregarmi, il 5%, ah, ma ho buon fiuto io, fortuna che l'affare con Struller ha funzionato, gli faccio un bel guadagno, l'ho infinocchiato proprio per Benino. Cos'ha questa macchina? Non si muove, niente da fare.
Meno male che qui di fronte c'è una stazione di servizio. Ehi, sentite! Che cos'ha la vostra Studebaker? Che ne so, stavo per affrontare questa salitella quando ad un tratto mi si ferma e non va più avanti. Fatemi un po' vedere. Ah, ecco, vedete? Ah, ci picchia quanto fumo. Ci vorrà una riparazione un po' seria, no? Credo anch'io. Quanto ci mettete a rimettere in sesto la macchina? Potrete venirla a ritirare domattina alle 7. Domani? Considerate che sono le 6 di sera. Lontana di qui la stazione? Lontana. Si può pernotare in paese? Andate un po' dal signor Werge. La villa bianca in fondo allo stradone e poi a sinistra. Quello riceve ospiti. Ah, grazie, grazie. Stupendo. Avrei fatto meglio prendere il treno, ma non parte che tra un'ora. E poi dovrei cambiare 2 volte, non me la sento proprio. Intanto la macchina dovrei pur tornare domani a ritirarla. Carino sto villaggio. Chiesetta. Ah, ecco qua una quercia gigante. Casette unifamiliari. Ci abiteranno impiegati in pensione. Gente che vive di rendita. Forse avrò un'avventura. A volte si trovano delle ragazze carine in questi posti sperduti. Una Luisa, una Caterina. Come recentemente a Ginevra. Una rottata con i fiocchi. Si chiamava Eva. Ah, guarda la villa. Circondata di faggi, di abeti. E davanti un giardino piuttosto grande. Mica male, mica male. Nessuno in vista! Che cosa desiderate? Il signor Werk. Sono io. Il mio nome è Traps, Alfredo Traps. Piacere. Mi hanno detto che avrei potuto pernottare in casa vostra. Ho avuto una bade. Oh, accomodatevi. Quanto chiedete? Niente. Niente. Bella questa. Siete Babbo Natale in persona. Venite, vogliamo avvicinarci alla veranda? Before you can count up 1, 2, 3, 4 Oh, eccone uno che arriva. Era tempo. Che macchia, sembra un industriale. Ma che, un viaggiatore di commercio. Stupendo. Scusate, non vorrei disturbare. No, non disturbate affatto. Avete già degli ospiti. Amici, amici. Passeremo una serata insieme. Si farà una cenetta. Naturalmente vi invito ad essere dei nostri. Sì. Un'ospitalità simile non esiste più al mondo. Sembra quasi una favola. Permettete che vi presenti un pubblico ministero in pensione? Il mio nome è Zorn. Felicissimo. Un avvocato in pensione. Permettete? Cium. Molto lieto. Il signor Pile. Tanto piacere. Pile. Noi, scusate, no, ah, sì, non ci siamo già conosciuti. Stupendo. Pile, questo è il signor Traps. Pernotterà qui da noi. In quale stanza, signor Verge? Ma Pile, dobbiamo ancora scoprirlo, no? Capisco. Perché sapete, signor Traps, i nostri ospiti occupano ciascuno la camera che corrisponde alle loro qualità. Oh, un'idea originale. Volete un po' di vermut? Volentieri. Con un goccio di gin. Non so neanche come ho fatto a meritare tutto questo. Ma gli è che con la vostra visita voi ci rendete un servizio. Un servizio? Potreste partecipare al nostro gioco. Oh, con piacere! Di che gioco si tratta? Un gioco un po' singolare. Capisco, capisco. Loro signori giocano a soldi. Oh, ci sto con entusiasmo. No, non è questo il nostro gioco. Ah, no? No. Il nostro gioco consiste in questo. Che la sera torniamo ad esercitare le nostre antiche professioni. Le vostre antiche professioni? Giochiamo al tribunale.
Accidenti! Roba da far venire i brividi! O in genere riesaminiamo i famosi processi storici, il processo di Socrate, il processo di Gesù, il processo di Giovanna d'Arco, il processo Dreyfus, anche l'incendio del Reichstag, sì. Oppure invitiamo a comparire diversi personaggi del passato. Così ieri, ad esempio, abbiamo dichiarato incapace Federico di Prussia e l'abbiamo messo sotto tutela. Oh, è davvero un gioco singolare. Stupendo, vero? Ma il meglio, naturalmente, quando possiamo giocare sul vivo. Ah, immagino. Perciò, di tanto in tanto, qualche mio ospite ha la compiacenza di mettersi a nostra disposizione. Ma è più che naturale. Voi però non siete minimamente obbligato a prender parte al nostro gioco, signor Traps. Ma certo che gioco anch'io. Bene. Volete un whisky, una vodka? Un whisky. Sigaretta? Tante grazie. Fuoco? Grazie, ho l'accendino. Un regalo di mia moglie. Per quanto concerne la vostra parte, egregio signor Traps, sappiate che è molto facile da recitare. Saprebbe farlo chiunque. Sono curioso. Il giudice, il pubblico ministero e l'avvocato li abbiamo già. Sono ruoli del resto che presuppongono una certa conoscenza della materia e delle regole del gioco. L'unica parte vacante è quella dell'accusato. Ma voi, ripeto, signor Traps, non siete minimamente tenuto a giocare con noi. Oh, che sorta di delitto dovrei aver commesso? Una questione del tutto irrilevante, amico mio. Un delitto si trova sempre. Mi incuriosite proprio. Signor Traps, già che vi siete deciso a partecipare al gioco, bisogna che vi dica due parole un po' sul serio. A me? In fondo, sono il vostro difensore. Ah, grazie, molto gentile. Venite, andiamo in giardino e assaggiamo intanto il porto del signor Werg. Un vino stravecchio, dovete provarlo. Signor Traps, la miglior cosa è che mi confessiate subito il vostro delitto. Allora vi posso garantire che in giudizio la spunteremo. Il pubblico ministero, quella signora alta, secca, ecco, è stata una celebrità mondiale. E anche il nostro anfitrione è un giudice molto severo, forse addirittura pedante. Come vedete, la situazione non è priva di pericolo. Ciononostante, ecco, mi è riuscito di salvare la stragrande maggioranza dei miei clienti. Solo una volta, nel caso di un omicidio per rapina, non c'è stato niente da fare. Ma un omicidio per rapina nel vostro caso è da escludersi, mi sembra. Oh no? Purtroppo non ho commesso nessun delitto, carissima dottoressa Kummer. Ah? Alla salute! Prosit! Vi sentite innocente? Signor Traps. Oh, ho forse una faccia da delinquente? Ah, va bene. Soprattutto pensate a ogni parola che dite. Non chiacchierate a bambera, se no va a finire che vi condannano a qualche annetto di carcere senza che io possa farci nulla. D'accordo. È divertente questo gioco di società, devo ammetterlo. Allora raggiungiamo gli altri al tavolo da pranzo, eh? Pilè? Ci servirà la cena. Che cosa si mangia? Zuppa di tartaruga. Stupendo. Buon appetito. Buon appetito. Ebbene, imputato, che cosa avete da offrirci? Un bell'assassinio, spero. Il mio cliente è un imputato senza delitto. Una vera rarità giudiziaria. Egli è innocente. Del tutto innocente. Come? Innocente. Ah. Inaudito.
Trote, signori, accompagnate da un leggero frizzante vino di Neuchâtel. Il mio antipasto preferito. Stupendo. La vostra professione? È rappresentante generale di commercio. Benissimo. Avete avuto una panne? Sì, sì, per caso, è la prima volta da un anno a questa parte. Ah, ecco, è un anno fa? Beh, conducevo ancora la vecchia macchina, una Citroën 1939. Ora invece ho una fuoriserie, una Studebaker rosso sangue. Ah, una Studebaker? Interessante. È da poco tempo, dite, ma prima immagino non eravate rappresentante generale, no? Oh, ero un semplice comunissimo commesso viaggiatore in articoli tessili. Eh già, la ripresa economica. Il signore prende le trote col burro fritto o con la maionese? Con la maionese. Vi ripeto, signor Traps, state attento. Ogni domanda del pubblico ministero ha un suo fine preciso. Oh, signori miei, devo dirvi che finora la serata più divertente per me erano quelle che passavo al circolo della cuccagna. Ma ora confesso che questa serata è ancora più spazzosa. Ma siete socio della cuccagna? Significativo. E che soprannome avete là dentro? Casanova. Ah. Marchese Casanova. Stupendo. Un soprannome che corrisponde alla vostra vita privata. Attento. Un po' di insalatina di Bruxelles, per favore. Caro signor pubblico ministero, soltanto in parte. Sono rigorosamente così sposato. Padre di quattro figli. E se a volte mi capita qualche avventura extraconiugale, beh, sono cosette sempre occasionali e prive d'ambizione. Un altro bicchiere di Neuchâtel? Grazie, grazie. È un nettare. Caro signor Traps, vorreste avere la bontà di raccontare per sommi capi la storia della vostra vita agli amici che vi circondano? Poiché abbiamo deciso, carissimo ospite, peccatore, di giudicarvi e possibilmente di mettervi in gattabuia per un bel numero di anni. No. Mi pare che sia il caso di sapere qualcosa di più personale, di più privato sul vostro conto, no? Ecco, perciò storie di donne, sì, ma il più possibile salate e pepate. Che volete che vi racconti di me? Conduco una vita banalissima, signori miei. Una vita assolutamente comune, ve lo confesso subito. Alla salute! Salute! Alla salute! Alla salute. Funghi alla crema, signori. E come vino uno Chateauneuf du Pape stupendo. Una giovinezza difficile è stata la mia. Non potei frequentare che le scuole elementari, sì, le elementari soltanto. Ma povero, solo le elementari. Beh, sì. Però vi siete fatto strada, carissimo. Ah, lo dico bene. Ancora 10 anni fa non ero che un venditore ambulante e andavo di casa in casa con una valigetta. Oggi, invece, signori miei, vorrei che vedeste il mio conto in banca. Non per vantarmi, ma c'è nessuno di voi che abbia una Studebaker? Ma state prudente. Come ci siete arrivato? State attento, parlate un po' meno. Ho assunto la rappresentanza generale delle Fashion. Le Fashion. Che cos'è? Le Fashion? Il re dei tessuti sintetici, resistente, trasparente e tuttavia un beneficio per reumatici, utilizzabili tanto nell'industria che nella moda, tanto in pace che in guerra. Insomma, la stoffa ideale per paracadute e al tempo stesso la materia più piccante come camicie da notte femminili, come posso garantire, per osservazione personale. Per osservazione personale? Stupendo. Lombata di vitello, carciofi ed un pastoso Saint Julien Médoc 1927. Oh, una cena da pascià. E come siete arrivato a ricoprire un posto così lucrativo? Attenzione, pericolo in vista. Oh, non è stato facile. Ho dovuto prima battere Gigot. È stata dura. Senti, e questo signor Gigot chi sarebbe? Il mio principale di un tempo. Accidente, questo Bordeaux deve essere squisito, a giudicare dal profumo. Ma dite un po', carissimo, sta bene il signor Gigot? È morto l'anno scorso.
morto. Sicché avremmo finalmente scovato il nostro bravo defunto. Può darsi che possa saltar fuori un bell'omicidio. Mi dispiace, signore, mi dispiace, ma devo deludervi. Il signor Gigot è morto dopo che voi assumeste quel posto? No, poco prima. Ah, e di che cosa è morto? Disturbi cardiaci. Benissimo, per ora non mi occorre altro. Imprudente, Traps, molto imprudente. Credetemi, ho una lunga esperienza grazie ai disturbi cardiaci. Il pubblico ministero ne ha mandato più di uno sul patibolo. A che età è morto il signor Gigot, mio caro Traps? A 52 anni. Oh. Ah. Mi passate ancora un po' di salsa? Giovanissimo. E tutto questo lo confessate così, tranquillamente? Non temete, mio caro avvocato, quando comincerà la seduta starò più in guardia. Ma sciagurato! Ma che cosa volete dire quando comincerà la seduta? Perché? Perché? È già cominciata, forse. Non se ne è accorto! Non se ne è accorto! Stupendo! Signori miei, scusate tanto, ma immaginavo che il gioco avesse un'area più solenne, più dignitosa, insomma, più formale, insomma, facesse più aula giudiziaria, insomma. Egregio amico, il nostro modo di giudicare vi sembra strano e un po' troppo allegro, no? A quanto vedo. Ma vedete, noi quattro intorno a questo tavolo abbiamo pensato bene di liberarci dell'inutile farragine delle formule, dei protocolli, dei verbali, delle leggi e da quant'altro ingombra e soffoca le nostre aule giudiziarie. Noi qui giudichiamo senza tener conto di quella zavorra che sono i codici con i relativi articoli. Niente articoli del codice. Ah, oh, un'idea meravigliosa. Amici cari, vado a prendere una boccata d'aria prima che venga in tavola il pollo, ecco. E invito il signor Traps ad accompagnarmi. Volentieri, avvocato. Una sigaretta? Ah, santo cielo, come me la sono goduta là dentro. Caro amico, se continuiamo così, il nostro processo se ne va a carte 48. Troppo divertente quel gioco di società. Alla prossima seduta della cuccagna dobbiamo introdurlo assolutamente anche noi. Vede, noi giochiamo ogni settimana con gli ospiti del giudice che fungono da imputati, secondo chi capita, e commerciaiuoli, ambulanti, turisti. Ieri l'altro abbiamo persino condannato a 20 anni di carcere un deputato al Parlamento. Fu solo grazie alla mia abilità, ecco, che riuscì a scampare la forca. La forca? Siete spassosa, sapete? Perché? La pena di morte è abolita, no? Nella giustizia statale. Ma qui abbiamo a che fare con una giustizia privata e la ripristiniamo. È proprio la possibilità di comminare la pena di morte che rende così emozionante il nostro gioco. Allora dovreste avere anche un boia. L'abbiamo! L'abbiamo! Il signor Pilet. Pilet? Quello che dice sempre stupendo? È stato uno dei migliori, dei più valenti carnefici del paese che confina col nostro. Ora è in pensione anche lui, ma è ancora sempre versatissimo nella sua arte. Che cosa avete? Non so. Niente, di colpo ho avuto paura. Ma sono sciocchezza, la serata sarebbe meno allegra e gustosa senza carnefici. Godo già al pensiero di raccontare il fatto alla cuccagna. Avete udito? Che altro c'è? Un grido! Non avete sentito? Un grido? Sì, dentro casa. Ah, era Tobia. E chi è Tobia? Ha avvelenato sua moglie. Sua moglie? Sì, e perciò 6 anni fa l'abbiamo condannato all'ergastolo. Veramente avrebbe meritato la pena di morte, ma siccome è incapace... 6 anni fa? Ed è ancora qui? Come ospite?
Quando non abbiamo altri ospiti, lui recita la parte dei vari personaggi storici. Ieri, appunto, fu Federico il Grande. Ora è libero, dato che siete venuto voi. Dorme in una cella d'ergastolano. Di notte è un po' irrequieto, ma per il resto è una cara persona. Una cella d'ergastolano. È così chiamiamo le stanze in cui ospitiamo coloro che abbiamo condannato alla reclusione a vita. Abbiamo una stanza per ogni genere di pena. Oh, ci sono cascato di nuovo. Ho avuto davvero paura. Una casa dell'altro mondo questa. Confidenza per confidenza. Voi avete ucciso Gigot, vero? Io? Beh, giacché è morto. Ma non è mica colpa mia. Mio caro amico, capisco il vostro ritegno. Di tutti i delitti, gli omicidi sono i più penosi da confessare. Ma con me potete confidarvi tranquillamente. Io conosco la vita. Io ho per voi la più larga comprensione. In che modo vi siete disfatto di Gigot? Mio caro avvocato, sono proprio innocente della morte di quel vecchio gangster. Innocente? Sì. E va bene. Innocente. Speriamolo. Venite allora, venite e torniamo in casa. Lo Chateau Pavy 1921 brilla cupo nei bicchieri. Avvicinatevi, noi qui stiamo già lavorando di bacino. Una domanda, carissimo e stimatissimo imputato, una domanda. Voi ci avete detto poco fa che il signor Gigot era morto di una malattia di cuore. Non lo avreste piuttosto avvelenato? Oh, Gigot morì di infarto cardiaco e non era nemmeno il primo attacco. Già qualche anno prima ne aveva avuto uno. Ah, e da chi l'avete saputo? Da sua moglie, caro procuratore. Da sua moglie? Attento, per l'amor del cielo! Signori, questo Chateau Pavé 1921 supera le mie aspettative. Sono già al quarto bicchiere. Ma perché l'alta corte non creda che io la nasconda qualcosa, voglio dire la verità. Tra me e la signora Gigot, sapete, c'è stato qualcosa. Sì, beh, che volete, quel vecchio filibustiere era spesso in viaggio e trascurava la sua bella e appetitosa mogliettina nel più indegno dei modi. E allora, sapete com'è, di tanto in tanto ho dovuto far la parte del consolatore sul canapè di casa Gigot e più tardi a volte anche del calamo coniugale. Una confessione stupendo, che sconsiderato. Signori miei, scusate, ma che c'è da ridere? Non ho capito. Signor Traps, siete ancora sempre in buone relazioni con la signora Gigot? Attento, è una domanda decisiva. Dopo la morte di Gigot non l'ho più vista, sapete, non volevo comprometterla, povera vedovella. C'è cascato, naturalmente. Egregi signori, l'interrogatorio del nostro caro imputato sarebbe concluso. Invito dunque il pubblico ministero a pronunciare la sua piccola requisitoria. E va bene, signor Traps, ascoltiamo questa requisitoria. Resterete di stucco vedendo quel che avete combinato con le vostre imprudenti risposte. Ora però non perdete la testa, Vi trarrò io dall'impiccio. Bene. Il bello di questa serata, amici miei, ciò che la rende particolarmente riuscita, è il fatto che abbiamo scoperto un omicidio. Un omicidio preparato con tale raffinatezza che naturalmente la nostra giustizia statale non poteva che lasciarselo sfuggire. Un omicidio? A me questa,
Come barzelletta non c'è male. Ora capisco dove volete arrivare. Mi si vuol convincere che con me sono vicini. No, signori miei, con me non attacca. La scoperta di un omicidio fa battere più forte i nostri cuori. Ci pone di fronte a nuovi compiti, a nuove decisioni, a nuovi doveri. E perciò mi permetto di congratularmi col nostro caro ed egregio colpevole, dato che senza un colpevole è piuttosto difficile scoprire un assassino. Bevo pertanto alla salute del troppo modesto Alfredo Traps. Evviva Alfredo Traps! Grazie signori, la benevolenza che mi dimostrate vi commuove profondamente. Questa è la più bella serata della mia vita! Io ripenso con orrore ai tempi in cui servitori dello Stato dovevamo esercitare una ben tetra professione. Come tutto è cambiato. Mentre una volta non facevamo che saltare da un processo all'altro, oggi possiamo istruire comodamente, con tutto nostro agio, in un'atmosfera di gaiezza. Impariamo ad amare l'imputato. La sua simpatia ricambia la nostra, è un affratellarsi reciproco. Ed è bene che sia così, perché la giustizia, amici miei, è una cosa serena, alata, non qualcosa di spaventoso, di terrificante, come è divenuta la giustizia ufficiale. Viva la giustizia! Viva la giustizia! Che cosa è dunque accaduto? Il primo sospetto me l'ha ispirato la circostanza che il nostro rappresentante generale ancora un anno fa girava in una vecchia Citroen, mentre oggi si pavoneggia al volante di una Studebaker. Il mio sospetto fu dapprima assai vago, più che altro una specie di intuizione. Che il nostro caro amico abbia occupato il posto del suo principale, che per farlo abbia dovuto sbarazzarsi di costui, che questo signore sia morto, tutti questi non erano ancora delle prove, ma argomenti che rafforzavano sempre più quel mio vago presentimento. Tracciamo un profilo del defunto. Il signor Gigot era rappresentante generale della casa Hephaestion, produttrice di tessuti sintetici. Gigot era un uomo, possiamo dedurre, che badava al sodo, sfruttava senza riguardo i suoi dipendenti e sapeva come si fanno gli affari. Inoltre possiamo pensare che il signor Gigot amasse farsi vedere agli occhi del mondo come un tipo robusto, sanissimo, ragion per cui teneva accuratamente segreto il suo grave vizio cardiaco. Ah, magnifico, magnifico, siete proprio un mago! Ma volete star zitto. Si aggiunga che il defunto trascurava sua moglie, una donnina che possiamo immaginare piuttosto bella, appetitosa. Sembra molto probabile che gli fosse persuaso della fedeltà di sua moglie e che si giudicasse un uomo di così raro fascino da escludere che lei fosse mai passata per l'anticamera del cervello l'idea di tradirlo, di un adulterio, sicché sarebbe stato un durissimo colpo per lui se fosse venuto a sapere che lei lo tradiva col nostro marchese Casanova della Cuccagna. Ah, difatti ci rimase male. Ci rimase male? Ora avete rivelato una cosa gravissima. Io non ho paura della verità. Ammetto che uno dei miei amici avvertì Gigot del tradimento e che fui io che lo indussi a farlo. Una confessione. Una confessione in piena regola! Stupendo! Più sciocchi di così si muore! Consideriamo il nostro stimabile assassino. Alfredo era dunque schiavo di quel bandito. È vero, guadagnava bene, la Citroen funzionava a dovere, ma il nostro caro Alfredo vedeva a destra e a sinistra spuntare nuovi modelli di macchine, finarvi arrombanti, volargli incontro, sorpassarlo. Il benessere aumentava in tutto il paese, perché tenersi in disparte? Proprio così! Ma tra il dire e il fare, il suo capo gli impediva di fare strada. Lo sfruttava, gli dava degli anticipi condizionati a nuovi impegni. Giusto. Era perciò necessaria una soluzione radicale. Altro che... Il nostro caro amico cominciò ad agire dal lato affari. Si mise segretamente in contatto coi fornitori del suo principale. Fece insomma quello che si dice il doppio gioco. Oh, che volete mai, signori miei, si usa così? Ma poi gli venne l'idea
di seguire anche un'altra strada. Un'altra strada? Allacciò una relazione con l'appetitosa mogliettina del signor Gigot. Forse la cosa ebbe inizio una sera, sul tardi. Esattamente, esattamente. D'inverno, forse. Verso le sei. Indovinato! Si era recato al volante della sua Citroën lungo le strade umide di pioggia al quartiere dei Villini dove abitava il suo principale. Esatto, esatto, proprio al quartiere dei Villini. La berlina di Gigot non si trovava al suo solito posto all'orlo del marciapiede. Ciò nonostante, Traps suonò il campanello. Venne ad aprire la signora Gigot, che gli disse che suo marito non sarebbe tornato a casa quella sera e lo invitò ugualmente a entrare in casa e a prendere un aperitivo. Ma è incredibile come riesce a indovinare tutto, incredibile! Lui e lei si sedettero l'uno accanto all'altra in salotto. Lei era sola, si annoiava, non pensava a niente di particolare, era felice di avere qualcuno con cui poter discorrere. Indossava una vestaglia a fiorami variopinti. E ben presto Traps venne a sapere tutto sul conto di Gigot, le sue precarie condizioni di salute, la sua assoluta convinzione che sua moglie non lo avrebbe mai tradito, e così continuò a intrattenere quella relazione, poiché ormai aveva deciso di rovinare il suo capo qualunque cosa dovesse accadere. Poi venne l'ora fatale in cui Gigot fu informato di ogni cosa. Il vecchio pirata riuscì ancora a guidare fino a casa sua, possiamo supporre livido di rabbia. Già mentre era al volante era tutto imperlato di sudore, grandi fitte dalla parte del cuore, mani tremanti, poi il crollo. Forse in corridoio, quando sua moglie gli venne incontro. Non durò a lungo. Il medico gli somministrò la morfina e poi la morte. Il signor Gigot è stato ucciso con premeditazione. Con premeditazione? Il nostro amico Alfredo ha agito dolo malo con intenzione dolosa. Ha agito con la piena coscienza che un adulterio avrebbe potuto far morire Gigot. Pensavo che spesso che mi sarebbe piaciuto torcere il collo a Gigot, accopparlo, ma sono cose che succedono, vengono a tutti a volte pensieri così. Ma voi non vi siete limitato a pensare, imputato. Voi avete anche agito. Sì, sì, è vero, ma Gigot è morto di infarto cardiaco e non era mica sicuro che gli venisse. Voi però dovevate contare sulla possibilità che gli venisse una volta informato dell'infedeltà della moglie. Ah, certo, certo, era possibile. E tuttavia avete agito. Gli affari sono affari. È l'omicidio, è omicidio. Voi avete agito contro Gigot pur sapendo che avreste potuto ucciderlo. Beh, sì. Gigot è morto, dunque l'avete ucciso. Beh, forse indirettamente sì. Dunque siete o non siete un assassino? Lo riconosco. Sì, sono un assassino. L'imputato confessa. Come pubblico ministero di questa corte privata, chiudo la mia requisitoria e chiedo la pena di morte per Alfredo Traps. Io ho ucciso? Stupendo. Torta, signori, caffè e cognac del 1893. Ecco fatta la frittata. Ancora un imputato che crolla, un'altra confessione spontanea. E poi devo venire io a difenderli. Sì, sì. La parola alla difesa. Ho ascoltato con molto piacere la fantasiosa requisitoria testé pronunciata dal nostro pubblico ministero. Certo, Gigot, quel vecchio schiavista, è morto. Il mio cliente ha dovuto soffrire molto per causa sua. A poco ha concepito nei suoi riguardi un vero e proprio astio. Ha cercato di rovinarlo, e chi lo nega? Ma quel che è pura fantasia è il voler considerare un assassinio la morte di quest'uomo d'affari gravemente ammalato di cuore. Ma io ho ucciso. Incontrato
contrasto con l'imputato, ritengo l'imputato innocente, anzi, del tutto incapace di commettere un delitto. Ma se l'ho commesso? Che gli confessi di aver attuato l'omicidio così raffinatamente attribuitogli dal pubblico ministero è psicologicamente, ecco, più che comprensibile. Di comprensibile c'è soltanto che ho commesso un delitto. Ma se consideriamo il caso Gigot a mente fredda, con obiettività, senza lasciarci incantare dalle mistificazioni del pubblico ministero, ecco, giungeremo alla conclusione che il vecchio gangster può ringraziare della sua morte più che altro se stesso, e la sua vita disordinata, la sua complessione fisica. Tutti noi sappiamo che cosa sia e che cosa provochi il cosiddetto logorio della vita moderna, specie negli uomini d'affari, ecco, ansietà, rumori, nervosismo e matrimoni falliti. Ecco ciò che vogliamo dimostrare. Rivolgerò quindi al mio cliente una domanda precisa. Imputato, che tempo faceva la sera che morì Gigot? Ci fu una tempesta di vento, signor avvocato. Molti alberi vennero sradicati. Benissimo! Avremo così anche l'occasione esterna che provocò la morte. Come si sa, infatti, nelle giornate ventose gli infarti cardiaci, i collassi, le embolie si moltiplicano enormemente. Ma non è questo che importa! Importa solo questo, invece, caro signor Traps. Si tratta chiaramente di una pura, fortuita disgrazia dalla quale si vuol tirar fuori un omicidio. Ammetto che il mio cliente abbia agito senza scrupoli, ecco, ammetto che più di una volta abbia voluto uccidere il suo principale. Ma che cosa non pensiamo? Che cosa non facciamo noi col pensiero? Ma col pensiero soltanto. Un'azione che non si limiti al solo pensiero qui non esiste, non è assolutamente accertabile. Perciò faccio richiesta che Alfredo Traps sia prosciolto con formula piena. Signori, ho da fare una dichiarazione. Sì, sì, la parola all'imputato. Ho ascoltato l'incredibile arringa del mio difensore con la più viva indignazione. Quella del pubblico ministero, invece, con più profondo turbamento. Non vorrei dilungarmi sul discorso del mio difensore. Se non è che una sola calunnia. Circa invece l'arringa del pubblico ministero, vorrei invece fare alcune precisazioni. Non che siano importanti, ma potrebbero servire a svelare in pieno la verità. La signora Gigot, ad esempio, non mi ha ricevuto in vestaglia, ma in un kimono rosso cupo! E inoltre l'infarto cardiaco non ha colpito il signor Gigot nel corridoio di casa sua, ma nel suo magazzino! Io sono un assassino. Non lo sapevo quando misi piede in questa casa. Probabilmente non volevo saperlo, ma ora lo so. Non osavo pensarci. Si vede che ero troppo vile per essere sincero, ma ora ho trovato il coraggio necessario. Sono colpevole. Lo riconosco con orrore, con meraviglia, e prego il tribunale di pronunciare la sentenza. Caro Alfredo Traps, voi vi trovate dinanzi ad un tribunale privato, perciò in quest'attimo solenne mi sento in dovere di chiedervi se riconoscerete la sentenza che emetterà questa corte non ufficiale. La riconosco in pieno. Benissimo. Levo dunque il mio bicchiere pieno di cognac Bruno Dorato del 1893. Alfredo Traps, tu hai ucciso, non con un'arma, no, ma attraverso la sventatezza del mondo in cui vivi. Io, povero, caro Alfredo, io ti condanno a morte. Oh, alta corte, vi ringrazio di tutto cuore. Carnefice! Portate il condannato nella stanza dei condannati a morte. Stupendo. Venite, signor Traps. Vengo. Stupendo. La scala.
Vi porgo il braccio. Tante grazie. Stupendo. Ah, avete già, voglio dire, avete già condotto a morte parecchia gente, immagino. Ma naturale, in tanti anni di professione. Capisco, capisco. Stupendo. Attento, non inciampate. Bevi, tiro su. Tante grazie. Vi assicuro, alcuni avevano una paura. Non riuscivano neanche più a camminare. Faccio il possibile per essere coraggioso. Cos'è quell'aggeggio lì appeso al muro? Un serrapollici. Un serrapollici? Stupendo, vero? Ma non è uno strumento di tortura? Molto antico. La casa è piena di oggetti del genere. Il signor Werke ne fa raccolta. E questo cavalletto? Uno strumento rinascimentale per rompere le ossa. Ecco la vostra stanza. E per i condannati a morte, contigua quella destinata agli ergastolani. Avete udito? È soltanto Tobia. Ha il sonno un po' agitato. E chi è che geme adesso? È l'onorevole dell'altro ieri. Smaltisce ancora la sbornia. Oh, non occorre che fingiate, signor Pelé. No, 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 davvero. Ora capisco che cos'è questa casa. Calma, calma. Tra poco sarà tutto passato. Entrate. E che altro cavalletto è questo? Cavalletto? Ma è una ghigliottina. Fa anch'essa parte della collezione. Una ghigliottina? Stupendo. Toccate un po'. Legno di quercia. Aspettate, ora tiro sulla lama. Affilatissima. Là. Ora è pronta. C'è voluto un po' di sforzo. Pronta? Stupendo. Toglietevi la giacca. Lo capisco, è inevitabile. Vi aiuto. Ora apriamo il colletto. Grazie, grazie, faccio da solo. Voi tremate. Ah, ne ho ben motivo, no? Non è mica uno scherzo tutto questo. Gli è che avete bevuto troppo. Ecco, il colletto è aperto. Non ho più nulla da dire. In fin dei conti, sono un assassino. Fate presto. Stupendo. Sono pronto. Un'allegra serata, una serata divina! È proprio un bel gioco! Ah, da qualche tempo ho una iella! Il mattino già si affaccia alle finestre con la sua luce di pietra. I primi uccelli cinguettano! Ah. È proprio un gioco stupendo! Senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianto, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più.